Allora, per Sanremese Gozzano c'è anche Mr. Biff in tribuna. Ecco, cosa non sta funzionando all'Ospedaletti? 4 sconfitte consecutive, ci dica lei, insomma. Ma guarda, è una questione di risultati solamente, perché le prestazioni ci sono. Siamo in un momento dove qualsiasi cosa facciamo la sbagliamo, però a livello proprio di gioco, di intensità, di attaccamento anche dei ragazzi alla nostra causa non posso dire niente, quindi bisogna solo aspettare che passi questo momento non brillante e basta, lavorare, ci lecchiamo le ferite, perché poi sicuramente il martedì è difficile andare a raccontare ai ragazzi che hanno fatto anche le buone prestazioni, però lavoriamo, noi il nostro campionato è quello di riuscire a mantenere o a raggiungere una salvezza serena. Purtroppo eravamo anche in una zona abbastanza alta rispetto a quello che era il nostro obiettivo iniziale, però insomma il nostro campionato non è ancora finito, chiaramente giocheremo tutte le nostre partite che ci rimangono cercando di fare il meglio possibile, poi vedremo dove arriveremo. Domenica la Campese è la squadra giusta per ripartire? Ma guarda, la Campese, tranne domenica che con la Cairese è stata anche abbastanza sfortunata, perché ha preso 2 gol subito nei primissimi minuti, addirittura uno al primo minuto, è stata la squadra che, se non vado errato, ha fatto 6 o 7 punti nelle prime 4 partite, ha vinto con Arenzano, ha vinto con Alassio, quindi è una squadra che credo sia in salute, noi lo siamo altrettanto, giocano qua, verranno qua a giocare, speriamo di fare finalmente punteggio pieno, perché ne abbiamo veramente bisogno sotto l'aspetto morale, più che di classifica anche morale. Ultima cosa, con gli arbitri non è andata benissimo in questo periodo? No, vabbè, ma quello non ci faccio più neanche caso. Domenica addirittura al 93esimo c'era un rigore nettissimo solare su Sturaro. Noi non siamo società e squadra e allenatori che andiamo a rompere le scatole su queste cose, però la realtà dei fatti è quella lì, non ci aiutano. Non è che non ci aiutano perché ci devono regalare, non ci aiutano ad avere quello che in teoria è il nostro dovuto, insomma. Basta, noi andiamo avanti, non ci aggrappiamo a queste cose, lavoriamo e poi vedremo alla fine dove arriveremo.